Ti ricordi Manchester, 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 ti ricordi Manchester, 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 ti ricordi Manchester. Sempre, a prescindere che si vinca, che si perda, che si pareggia, in Serie A, in Serie B, in Serie D, sempre, a prescindere per l'eternità. 28 maggio 2003. Vi dovrà restare qui per l'eternità e vi resterà qui per l'eternità, sempre a prescindere. Qualunque cosa capiti nel calcio e nella vita, sempre, ogni giorno bisogna ricordarvelo, ogni giorno. 28 maggio 2003, 28 maggio 2003, muti, zitti a casa col vostro poster degli 11 piemontesi tostati. Che di piemontese non avete nemmeno la residenza. Comunque, lasciamo perdere. Due punti buttati contro un avversario che è venuto a fare difesa catenaccio e contropiede. Una brutta partita in generale, brutta partita, in generale una brutta partita. Poi contro un Ascoli del genere, insomma, si poteva e si doveva fare di più. Si poteva e si doveva fare di più. Male, male, non mi... secondo tempo male, secondo tempo male. Primo tempo abbiamo avuto noi il predominio territoriale, abbiamo cercato noi di fare la partita con tanti errori, ma comunque ci abbiamo provato. E Leao è andato al tiro in maniera semi pericolosa e Calabria è andato al tiro in maniera semi pericolosa, poi altre grandissime occasioni. Io sto cercando di evitare di parlare degli episodi arbitrali. Io dai replay che ho visto che c'era o sarebbe potuto essere accordato un rigore su Calabria nei primi minuti del primo tempo. Mi sembra al quinto minuto, mi sembra. Comunque, quarto, quinto, comunque, nei primi minuti del primo tempo. E poi ho visto anche che probabilmente c'era un rigore per loro per un fallo di Messias su Morata. Credo che ci fossero tutte e due. Devo andare io degli episodi della partita in generale, parlo sempre meglio nei giorni successivi perché poi vado a rivedere tutto, vado ad analizzare, a raccogliere tutti i dati, tutte le immagini, e quindi poi nei giorni successivi sono più preciso, più dettagliato e più corretto. Però così a primo impatto a me mi è sembrato di vedere un rigore da una parte e dall'altra, con la differenza che il rigore nostro veniva prima cronologicamente, quindi se tu mi dai il rigore e poi io vado in vantaggio, no? Chissà come poi va la partita. Piccolissima postilla e poi non ne voglio più parlare per quanto riguarda lunedì. Si è detto di tutto e di più come al solito in questo paese. Io sono andato a rivedere tutto con molta attenzione e io ho visto e vedo che Rebic tira un calcio a bastoni, quindi ci può essere, cioè ci può essere. Sarebbe dovuto essere accordato fallo in favore dello Spezia, ma tu, arbitro Serra di Torino, arbitro Serra di Torino, arbitro Serra di Torino, tu a prescindere devi lasciar proseguire l'azione. È un problema concettuale quello, non tanto il fatto che poi il Milan non abbia vinto la partita per l'episodio. Tu concettualmente tu devi lasciar proseguire l'azione. Dopodiché, al gol avvenuto, vai a rivedere se c'è fallo e chi ha fatto il fallo. Quante volte vengono tolti dei gol o convalidati o confermati dei gol. Quante volte? Quindi quel fischio lì è stato sbagliato a prescindere, al di là del risultato, al di là del Milan, al di là di tutto. Tra l'altro noi parliamo, io parlo di Milan H24 365 giorni all'anno, ma quell'episodio poi influisce anche sulla lotta a salvezza, che a me interessa poco o poco niente, però influisce anche sulla lotta a salvezza. Quindi io forse sono l'unico con questi colori addosso, con questo stemma sulla pelle a dire che c'era probabilmente il fallo di Rebic su Bastoni, ma comunque il fischio è sbagliato lo stesso a prescindere. L'azione doveva essere lasciata proseguire, poi dopo si sarebbe dovuto decidere che cosa fare. E che nel 2022
non si possa ancora riparare un episodio del telefono scarico, che nel 2022 non si possa ancora riparare un errore del genere, è letteralmente scandaloso. È letteralmente scandaloso, come è scandaloso tante altre cose che riguardano questo paese. Il fatto che io stasera, avendo in corpo più vaccino che acqua, non sono potuto andare allo stadio. È una cosa non commentabile e imbarazzante, ma va bene, ma basta, basta, non diciamo niente su questo, che è meglio. E ogni volta, ogni 10 secondi dico: non diciamo niente, che è meglio. Questo la dice lunga sul calcio italiano e sul sistema Italia in generale, anche al di fuori del calcio. Lasciamo stare, che è meglio. Quindi, nel primo tempo abbiamo fatto, a livello territoriale, abbiamo fatto di più noi, abbiamo tenuto di più il pallino del gioco in mano. Loro mi sembra che non hanno mai tirato nello specchio della porta. E comunque, se poi dalle immagini poi verrà confermato che c'era il rigore su Calabria, boh, chi lo sa, però vabbè, per adesso non voglio parlarne. Per adesso non voglio parlarne. Poi devo andare a vedere anche se probabilmente c'era il rigore su Morata. E niente, poi nel secondo tempo mi sono afflosciato. Io a fine primo tempo pensavo di vincere, pensavo che avremmo potuto vincere, vedevo che eravamo più tonici, eravamo più, non che stessimo facendo chissà che cosa, però sicuramente stavamo facendo qualcosa più di loro. E quindi mi sembra, anche con un avversario così in difficoltà, noi abbiamo sbagliato tanto, tanto, ma loro ancora di più, ma loro ancora di più. È veramente, forse è stata una delle loro peggiori partite, cioè con tutti gli errori che hanno fatto veramente. E non approfittare di un avversario così in difficoltà, secondo me, è abbastanza grave. Il finale di partita è stata quella ripartenza di Teo, che se avesse servito adeguatamente Bennastar, praticamente Bennastar si sarebbe ritrovato da solo davanti a Szczęsny. Poi non so se avrebbe segnato o no. Però Bennastar si sarebbe ritrovato dentro l'area di rigore da solo davanti a Szczęsny. Adesso non so se Teo ha sbagliato perché ha sbagliato, che ha colpito male, o se ha sbagliato perché gli è saltato via il pallone a causa del terreno. Adesso tutti o tanti che giocano a San Siro si stanno lamentando del terreno. E poi vabbè, su San Siro poi, in generale, poi bisognerebbe dire che se è vero che c'è una parte politica milanese che non vuole o sta facendo ostruzione per far sì che non venga costruito un nuovo stadio, è veramente un qualcosa di pesante, che è una zavorra. È una zavorra per le società a San Siro. Ovviamente i comuni ci guadagnano tanto e non vogliono lo stadio nuovo di proprietà. Però è una zavorra, senza lo stadio nuovo non ci sarà quasi nessuna speranza di vedere il club della mia vita ritornare ad altissimi livelli in Italia e soprattutto in Europa. Però questo è un altro discorso. C'è anche di mezzo la Corte dei Conti, che non ti permette probabilmente di fare tante cose in Italia, tante cose, perché comunque la Corte dei Conti è un apparato statale, quindi di conseguenza. Comunque, lasciamo stare questi discorsi. Tanto per cambiare, lasciamo stare qualcosa, tanto per cambiare. Era un minuto che non dicevo lasciamo stare. Sono deluso perché si poteva fare bene. E si poteva vincere, sono molto deluso. Sono molto deluso perché contro veramente un avversario di basso livello come quello che abbiamo incontrato stasera, bisognava vincere. E Maignan 6, ha fatto il suo, Calabria molto bene, 6 e mezzo, Kalulu qualche decisione di troppo, qualche dimenticanza di qualche uomo di troppo, Kalulu 5 e mezzo, Romagnoli finalmente bene, molto bene, Romagnoli convinto, sicuro, 6 e mezzo, Teo può sempre fare di più come al solito, 6, Krunic molto bene, uno dei calciatori più sottovalutati di tutta la Serie A, molto bene Krunic, 6 e mezzo. Tonali superlativo,
Tonali non è più una notizia, oramai è una certezza assoluta. E io dovrei rimpiangere il cocco di nonna col 27, avendo in squadra Tonali, dovrei rimpiangere il cocco di nonna col 27, che non li può nemmeno portare le borracce a Tonali. Tonali 7 e mezzo, Messias male, Messias male, speravo che si riprendesse nel secondo tempo, ma male, 5. Messias ha delle grossissime qualità tecniche che non sta sfruttando appieno. Brian Diaz meglio del solito, 6 più, meglio del solito, può fare ancora di più anche se il fisico lo penalizza, però meglio del solito, 6 più. Leao 6, primo tempo anche 6 e mezzo, poi dopo si è perso 6. Leao è un potenziale campione, insomma le sue prestazioni per quello che ha dimostrato dovrebbero sempre essere dal 7 in su. Ibra, vabbè, è uscito, adesso vediamo, speriamo che non sia niente di grave, ho sentito questo problema al tendine, speriamo che non sia niente di grave, Ibra credo che dovrebbe aver finito, con questa stagione dovrebbe aver finito la sua carriera da calciatore, credo, non lo do sicuro al 100% questo, però secondo me dovrebbe aver finito. E i subentrati, Florenzi ha fatto il suo, 6, Saelemaekers è entrato bene, 6 e mezzo, Bennacer 6, fatto partite molto peggiori. Rebic non mi è piaciuto come è entrato, poco incisivo. Sì, in fase difensiva è utile, però avrebbe dovuto incidere di più, soprattutto in una partita così importante e decisiva. Quindi 5 Rebic, Giroud 5 al 6. Non ha fatto malissimo, ma qualche sponda. C'è stata quella palla là in aria dove ha tentato una sponda verso il centro, era posizionato male, non è riuscito. Però Giroud è questo, non è che mi aspetto molto di più da Giroud, mi aspetto il gol ogni tanto e qualche sponda quando può. Non è che mi aspetto che giochi miglia, centinaia di pallone. E niente, deluso, ci giocheremo il campionato fino alla fine, non è ancora finita. Ma adesso tra la Spezia, tra i punti persi con lo Spezia e i punti persi stasera, la situazione si complica. Che si complichi non vuol dire che sia finito, si complica. Poi alla ripresa tra 2 settimane ci sarà il derby, se non è decisivo poco ci manca, poi vediamo. Si complica, adesso la situazione è più complicata, siamo a meno 4 con una partita in meno, la situazione oggettivamente è più complicata, non riesco a essere soddisfatto di questo punto. Perché ho visto che avevamo più potenzialità di loro e non le abbiamo sfruttate. E non le abbiamo sfruttate, giochiamo sicuramente a calcio molto più di loro, siamo forse gli unici che in Italia che provano a giocare a calcio, almeno ci provano con i nostri limiti, i nostri errori, ma almeno ci proviamo. Altre squadre non ci provano nemmeno, però vabbè, questa è l'Italia, infatti poi nessun club italiano vince in Europa e prendono solo scoppolate e è l'unico club che potrà tornare a rendere orgoglioso il calcio italiano in giro per l'Europa è sempre il solito, è sempre il solito, è sempre il solito. Comunque non è finita niente, è difficile, ci siamo di nuovo complicati la vita all'inizio dell'anno come la stagione scorsa. Però vediamo, noi siamo la Cimina di Milano, siamo la Cimina di Milano e con noi non è mai finito niente. Avanti amore mio, avanti a Cimina. Fino oltre la morte, col Milan nel cuore. Dai ragazzi, che non è finito niente. Dai ragazzi, adesso bisogna dimostrare chi siamo. Adesso bisogna dimostrare chi siamo. Adesso dobbiamo dimostrarlo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi.